Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo è praticamente un svuota la spesa detersivi e casalinghi. Sono andata nel negozio che si chiama Serena, non so se si trova in tutta Italia, comunque è un normalissimo negozio di detersivi e casalinghi, come un po' diciamo acquestapone risparmio casa. Parto subito col farvi vedere i detersivi. Allora, primo fra tutti, il solito Vanish, che in realtà l'ho preso per mia madre, per la campagna. Oxy Action, sicuro sui colori, smacchiatore senza candeggina. È praticamente un litro di prodotto ed è costato 3,95 se non erro. Sì, 3,95. Poi, altro detersivo. Ho preso le solite capsule, diciamo le solite pastiglie della Dash, le Pods, che fanno un profumo assurdo già dalla confezione. Sono 3 in 1 queste, sono 15 e c'è scritto Lenore, rugiada mattutina, quindi dovrebbero contenere già al loro interno comunque la profumazione e anche l'ammorbidente. Questa è l'immagine, questo è costato un po' perché è costato 4,30 euro, esatto, 4,30 euro, però le altre versioni sempre con 15 capsule costavano uguale, quindi ho preferito prendere questa fragranza, così insomma con ammorbidente già all'interno. Fatemi sapere se l'avete provato, io comunque l'ho comprato sempre per la campagna, per mia madre, perché comunque qui non ce l'abbiamo. Poi, presa questa confezione doppia di Autumn, vi faccio vedere l'altra confezione perché era in offerta 2 a 7,99, appunto un normalissimo spray contro le zanzare perché me l'ha chiesto sempre mia madre per la campagna. Li ho pagati 7,99, questa è la confezione per l'appunto. E appunto quello che costava di meno in ogni caso era 7 euro, quindi convenivano i due, diciamo a 7,99. Questi spray in realtà costano un bel po', devo dire la verità. Però insomma, sono un po' necessari, soprattutto in estate, in campagna. Poi, preso questo deodorante della Dove, che per me è una scoperta, nuovo, è una fragranza agrumata, dice grapefruit, quindi pompelmo e lemongrass scent, quindi citronella. Mi aspettavo qualcosa di più agrumato, in realtà ha una buona profumazione ed è fresco, però non troppo agrumato, tipo della serie proprio, non lo so, limonata o svelto per piatti. Solita durata 48 ore, solito inci, però dice appunto 0% alcol e perlomeno appunto non c'è l'alcol che va ad irritare. E questo l'ho pagato 1,59 euro. Poi mia madre si è già presa il deodorante che mi ha chiesto e quindi insomma non ve lo mostro, magari vi metto una foto se la trovo, ma comunque penso che conosciate tutti, un deodorante sempre spray della Neutromed col tappino rosa, costava praticamente 1,19 euro in offerta. Poi shampoo, ho fatto un po' di rifornimento perché ne ho finito uno e poi ho solamente il panetto, quello del morbidone al cocco della Lush, però io sempre lo devo diciamo alternare, quindi ho preso questo che è il L'Oreal Elviva antiforfora. Questo dice che è uno shampoo delicato antiforfora per tutti i tipi di capelli, elimina la forfora, cuoio capelluto purificato. Comunque, sono sempre i soliti 250 ml, classico shampoo della Elvive. Il profumo sembra molto fresco, buono. L'ho comprato questo in realtà perché ultimamente ho avuto un po' di forfora, però non una forfora diciamo eccessiva. Non so se faccia realmente effetto, non credo, perché credo che tutti questi shampoo da supermercato, anche se dicono antiforfora, non è che di solito fanno grande effetto. Però vorrei provarlo e vedere se magari mi allenta un po' il problema. In realtà non ho un prurito eccessivo e neanche, diciamo, quella forfora proprio pesante che, diciamo, si vede, magari che cade sui vestiti, soprattutto sui vestiti scuri che si vede, che a me quella fa un po' schifo da vedere, sinceramente. Dico, ci sono tante persone che si lavano e ne soffrono, non è che è sinonimo di sporcizia, però appunto continuo a sniffare. Comunque dà un po' fastidio, ecco, a lungo andare.
Quindi vorrei provare a vedere se magari alternandolo con gli altri shampoo migliora un po' la situazione forfara, altrimenti comunque uno shampoo normale come un altro. Poi questo qui, Sunsilk, cocco e aloe vera, 250 ml, questo l'ho pagato 1,55 euro. Ah, non vi ho detto il prezzo, questo qui invece l'ho pagato in offerta 1,75 euro, mi sembra un buon prezzo. Anche questo comunque non mi ricordo se era in offerta, però 1,55 euro, diciamo che è un prezzo medio buono. Questo qui dice 0% coloranti e siliconi, e in effetti è vero, non contiene siliconi, non ha un inci perfetto, cioè non è biologico ovviamente, niente di tutto ciò, però insomma ha un inci un po' migliore rispetto agli altri Sunsilk. Dice per capelli secchi e sfibrati, nutre senza appesantire. Io in realtà l'ho preso perché per ora è il mio periodo fissa al cocco e ricordo che questo lo adorava Fabiana del canale appunto Fabi Lizzi, scusami Fabi se sbaglio il nome perché io vabbè sono dislessica. Comunque ha un profumo molto buono, mi piace. Però devo dire la verità, il cocco lo sento proprio appena, in realtà è una fragranza molto dolce e fruttata secondo me, ci sento anche un qualcosa, non so se è l'aloe che magari è fresca col miscuglio di cocco, sembra più un succo di frutta di quelli tropicali, non so se mi capite, tipo uno di quelli ace, frutti esotici con dell'ananas o del mango tipo, molto dolce, molto presente come fragranza. E appunto l'ho voluto provare perché lei appunto è appassionata e quindi siccome sono in periodo cocco addicted, ho voluto prenderlo. E poi ultima chicca, questo doccia schiuma, perle d'olio, sì. Questo è un doccia gel, scusatemi, della Nivea da 250 ml che contiene anche queste micro perle, qui dice. È Tahiti Oil. Praticamente al profumo di frangipane, scusate perché la scritta è in trasparenza e non vedo un cavolo, si dice più che altro che contiene perle d'olio, ora ovviamente è la solita tattica diciamo di marketing, presumo, il profumo è buono, non troppo forte e assomiglia vagamente a un solare, non so perché ho questa sensazione, forse perché frangipane, tiare, quindi magari molto spesso è usata nelle fragranze delle cose, diciamo, dopo sole, solari. Molto buona, in realtà per ora sono in fissa su tutta questa scia del cocco, del tiare, e quindi non faccio altro che comprare queste robe, poi partendo magari per una settimana o facendo i weekend fuori non mi va di portare diciamo i bottiglioni e quindi opto per questi doccia schiuma anche perché poi li usa anche il mio fidanzato quindi non posso portare diciamo i campioncini le cose proprio piccole però un doccia schiuma di questi per me è ottimale perché comunque non è come portare un bottiglione da 500 700 ml. Quindi detto questo sì, presumo di avervi fatto vedere tutto, non è stata una spesa così consistente, credo che il grosso l'abbiano fatto praticamente di prezzo il Dash e l'Autan che costano, poi per il resto sono tutte cose super low cost. Quindi nulla, io vi saluto e scusate per la faccia ma perché sono tipo le 11 di sera e diciamo che è stata una giornata abbastanza pesantuccia, infatti come vedete sono praticamente mezza struccata con i capelli praticamente pessimi da lavare, comunque perdonatemi, non me ne vogliate, spero che vi faccia piacere vedere questi video haul, a me comunque piace vedere tutti i video, non so, acqua e sapone, eccetera, eccetera, sono curiosa. Quindi vi mando un bacio e vi saluto.